di questa possibilità di malattia era a conoscenza da anni, Giorgio, anche perché sulla fine degli anni 80, eccetera, avevano già fatto analisi dei materiali e quando erano arrivate le risposte, la presenza nel talco che veniva usato, eccetera, era molto forte. Ecco, lui la sua preoccupazione era che potesse succedere qualcosa agli operai all'interno e che non pensava certo che lui, essendo in ufficio, potesse capitare una cosa del genere. E invece purtroppo il suo ufficio era tra l'officina e il magazzino con le vetrate sempre aperte all'interno, per cui quello che respiravano dall'altra parte respirava anche lui purtroppo. Mio marito lavorava all'interno, vabbè, all'interno dell'Olivetti e il suo compito era quello di verificare le scorte e passare gli ordini all'officina. I tipi di codici, lui li chiamava codici, naturalmente tutti i pezzi di quello che erano una volta la macchina da scrivere, poi si è trasformato in computer, naturalmente ogni singolo pezzo aveva un proprio codice. Li sapeva tutti a memoria perché appunto da un punto di vista matematico era qualcosa di pazzesco. L'estate del, dunque Giorgio è morto nel 2016, per cui l'estate del 14. Eravamo al lago con mia sorella, con Maurizio, con mio papà che poverino aveva Alzheimer, un uomo di Parkinson, per cui lo seguivamo nei figli e Giorgio tutte le mattine con la bicicletta andava a prendere il pane. Tornando dice: ho faticato un po' oggi con la bicicletta, però io mi ero accorta in un orario così, dopo circa un'oretta che era a letto, che era addormentato, che ricambiavo un po' il tono del respiro. Tanto è vero che ho detto: senti Gio, quando dobbiamo trovare crema a fine settimana, sarà meglio che tu vada a farti vedere da un cardiologo. Arriva, dopo la visita del cardiologo, arriva là e dice: mi ha detto che è meglio che vada subito in ospedale. Dico: cosa è successo? Vede del liquido, dice, ha fatto un'ecografia cardiaca e dice, e vede del liquido nei polmoni. Tant'è vero che sono tornata subito a casa, abbiamo preparato tre cose, pronto soccorso e ricovero. Quando effettivamente l'intervento, quello vero e proprio, il professore si è accorto che le ha tolto la pleura in effetti, però non è riuscito a ripulire tutto perché stava intaccando la aorta. Per cui ha detto, come minimo, aveva una giacenza interna, per cui è anche piccolo lavorio interno, diciamo, da circa 25-27 anni, aveva detto. E il suo rincrescimento è stato proprio quello, dice, ho dato tanto all'Olivetti, e questo qui l'ha detto, forse non subitissimo dopo, però dopo 2 mesi circa, diciamo, aveva cominciato a metabolizzare un po' di più il tipo di malattia che aveva, il decorso che poteva avere. Dice: ho dato tanto all'Olivetti, ho creduto nel lavoro dell'Olivetti e mi è ripiaciuto tantissimo quando l'Olivetti ha chiuso e adesso mi trovo a dover chiudere anch'io per quello che ho dato all'Olivetti. Ecco, per quello che ho dato all'Olivetti, ecco, questa qui ma è stata l'unica volta che forse ha proprio messo il punto sul fatto di quanto ci tenesse l'Olivetti, ne aveva parlato, ne parlava tanto anche prima, eccetera, perché ci teneva questo tipo di esperienza lavorativa e ci teneva soprattutto l'Olivetti a crema. L'azienda dava le mascherine, c'era l'obbligo di metterle, poi c'era sempre qualcuno che se le toglieva, ci accorgiamo noi adesso. Ecco, quanto tenere una mascherina per 8 ore al giorno, lavorando. Cioè, perché noi dà fastidio se andiamo a fare la passeggiata. Noi dà fastidio se andiamo a fare la spesa. Sono andata al cinema dopo quasi un anno e mezzo. L'altra sera dico: oddio, devo stare al cinema quasi 2 ore con la mascherina. Ecco, pensiamo a dover lavorare con la mascherina. Noi non avevamo pensato né al risarcimento né all'azione legale.
sinceramente, forse troppo presa dalla malattia, non ci si pensava assolutamente. Poi è stata l'ASL che ci aveva chiamato e noi abbiamo portato, no, ci è arrivata una lettera di presentare la documentazione qui all'INAIL. Allora ce la ricevono, abbiamo mandato tutto il materiale che avevamo. Dopo circa qualche mese è arrivata la risposta che il materiale non era completo. Come mai dite che il materiale non è completo? Che cosa manca? E dice ci manca tutta la parte perché l'Olivetti non risponde. E la dottoressa dice mi rincresce proprio perché sul suo tipo di malattia avrebbe diritto a un risarcimento. È finita lì. Poi dopo la morte di Giorgio avevamo già stabilito il funerale, avevamo già stabilito tutto e l'ospedale dice mi rincresce, bisogna sentire la pretura di Cremona. Era già martedì a mezzogiorno e non sapevamo ancora niente e il funerale doveva essere alle 2:30. Eravamo tutti lì, però non potevamo vederlo, porta chiusa. Cioè, è brutto, eh. È veramente brutto, porta chiusa, vabbè, lui non c'è più, lui nei nostri cuori, però venivano gli amici a salutarlo, insomma, hanno sequestrato cosa, per cui porta chiusa, sigillata. L'avvocato Aiello è andato direttamente dal pretore, dal questore e le ha dato qualcosa da firmare, alle 2 mi hanno aperto, hanno sigillato la tomba, la cassa e siamo andati. Io vi ho detto, vabbè, io faccio lo stesso il funerale, faccio lo stesso, c'è la commemorazione in chiesa, faccio tutto, in Giorgio non sarà lì con noi presente, però nei nostri cuori. Però mi sarebbe proprio un po' rincresciuto lasciarlo lì così. E invece poi, ma per amicizie sono riusciti a farmi avere, non so altrimenti quando sarebbe avvenuto, anche perché poi cosa hanno fatto? Niente. È quello. Non è stato fatto assolutamente niente. So di persone che lavoravano vicino a Giorgio, ecco, che sono morte, però ecco, quello che mi è stato detto, un cancro al polmone, per cui facilmente un mesotelioma uno può, per semplificare, dire un cancro al polmone. Ecco, io ho collegato, però sinceramente non saprei. Lasciamo stare il mio dolore personale. La disgrazia, perché in effetti è una disgrazia perdere effettivamente con le persone che ami. Però ecco, quello che mi rincresce ancora oggi, dopo tante situazioni come quella di Giorgio, non solo il tipo di malattia di Giorgio, ma tutti gli incidenti sul lavoro, tutto qua. Ecco, quanto comunque la gente continui. Soprattutto chi ha potere, chi ha fabbriche, chi ha industrie, chi ha quel tipo di. Continui solo a pensare al proprio profitto e non pensare alle persone che ti aiutano a fare il tuo profitto. Ecco, su questo era molto molto rincresciuto Giorgio, ecco. Il fatto che pensasse sempre agli operai, che continuava a dire dai, rimettete la mascherina, state attenti. Conosceva perfettamente i danni che poteva avere. Mi ricordo che poi anche subito, perché appena sposati, di cose in casa, con l'amianto ne avevamo tutti. Effettivamente l'avevamo tutti. Però mi ricorderò sempre che un giorno arrivando dall'ufficio mi ha visto che stavo stirando. Dice, ma scusa, com'è fatto il tuo copri? E dice: no, no, Rosanna, questo no. Vedi, un abbraccio di pace.